Con il bel tempo riprendono gli sbarchi dei migranti sulle nostre coste e sulle Alpi. Il disgelo porta alla luce i corpi di chi ha tentato di raggiungere la Francia durante l'inverno. Sentiamo Alessia Gizzi. Le condizioni in cui è stato ritrovato non permetteranno forse di dargli un nome neanche tramite impronte digitali. È il primo migrante restituito dal disgelo sul fronte italiano al confine con la Francia. Trovato a 2 km da Bardonecchia, 5 dalla meta francese, quota 1540 metri, affrontati con indosso jeans, una giacchetta leggera e scarpe dalle suole sottili. È stato ritrovato in una conca, pare avesse preso uno dei sentieri più impervi del Fréjus. Prima di lui, altri due ragazzi, Blessing, 21 anni, nigeriana, e Mamadou, senegalese, erano stati ritrovati sulle montagne lato francese. Lei annegata in un corso d'acqua mentre pare scappasse dalla gendarmeria, lui morto di stenti sotto la neve. E con lo scioglimento del ghiaccio la conta dei morti potrebbe salire ancora, perché in tanti quest'inverno hanno tentato di raggiungere il nord Europa nonostante tutto. Con il bel tempo, intanto, sono riprese le traversate nel Mediterraneo. Una barca a vela con a bordo 60 migranti, tra cui molte donne e bambini, è stata intercettata al largo delle coste pugliesi. Peggio è andata ad almeno 15 profughi che da noi non arriveranno mai, uccisi dai trafficanti mentre tentavano di fuggire dalle condizioni disumane del centro di detenzione dove erano tenuti prigionieri.